a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che passate da qui. Oggi voglio farvi vedere come è semplice realizzare delle candele dal tocco estetico prevalente rispetto all'effettiva utilità. Si tratta però di candele molto eleganti e belle da vedere perché sembrano delle piume e le faremo così. Io ricaverò la cera da qualche tea light, ma possiamo anche prendere le rimanenze di vecchie candele o utilizzare la cera che riteniamo più vicina alle nostre esigenze. Quindi per prima cosa tolgo tutto quello che non serve e lascio solo le cialdine. Penso agli stoppini e questi che vedete sono fatti da me, completamente handmade, e vi lascio il link al tutorial per realizzarli. Per sciogliere la cera invece uso un vecchio pentolino, ma possiamo anche farla sciogliere nel microonde o con la tecnica a bagnomaria. Cera che in questo caso tingo di bianco con un pezzettino di colore a cera, ma le candele piuma sono belle in tutte le tonalità cromatiche. Ed ora non dobbiamo fare altro che predisporre gli stoppini su un foglio di carta da forno, magari anche fermandoli col nastro adesivo. È arrivato il momento della colata di cera calda, mi raccomando, fate attenzione a non bruciarvi. E dobbiamo ricordarci di aggiungere uno stuzzicadenti in basso per ogni piuma. Dopodiché lasciamo raffreddare il tutto e iniziamo a sagomare una bozza di piuma per ognuno degli stoppini. Sono abbastanza solide, rifiniamole e con le forbici questa operazione riesce benissimo. Possiamo già pensare a dove ci piacerebbe adagiarle oppure accenderle per dare alla nostra casa un tocco di leggerezza e di creatività. Con pochissime mosse abbiamo così ottenuto qualcosa di nuovo e di sfizioso e che magari ci ha anche aiutato a dare una chance a dei materiali che altrimenti sarebbero andati persi. Spero tanto che questa idea vi piaccia e che possa essere uno spunto utile e piacevole per i vostri progettini fai da te.
Non dimenticate di lasciarmi tanti commenti, pollici in su e di iscrivervi al mio canale se non lo siete già. Vi mando tanti baci e ci ritroviamo qui prestissimo. Ciao!